Continua con grande successo il concorso Ragazza Weekend Dance. Diego Sanchez, presentatore ufficiale, dove ci troviamo questa sera? Lido il Timone. Complesso turistico il Timone, dove? Al parco Castelvolturno, scusa. Vai a verde Castelvolturno. Ti sei acceppato la lingua, eh? Tutte belle, 25 ragazze, Ragazza Weekend Dance, ottava tappa. Ottava tappa, sto scomodissimo, Dino, sto scomodissimo così, veramente scomodo. Guardate il servizio, guardate, parla, parla. Che devo parlare, sono troppo scomodo, non ce la faccio, non ce la faccio. Mamma mia. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Dicevano che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare un pranzo e poi una cena. A volte gira bene, a volte gira male. Buffo, non so nuotare, faccio un tuffo. Mi immergo e poi respiro con la testa fuori. Galleggio a velo d'acqua come fanno i fiori. Oh yeah, eccomi. Splende un grande sole. That's the sound of sunshine coming down. Il battito del sole. That's the sound of sunshine coming down. Su di noi, su di noi, su di noi. What's up, man? You got a little work or 20 to lend. I open up my hand and said I'm glad to see they could take away my job, but not my friends, you see. And here I am, just waiting for this storm to pass. Tutte le ragazze che partecipano a Ragazza Weekend Dance sono bellissime, però l'associazione acconciatori di Casa Giove in provincia di Caserta le impreziosiscono ancora di più. Sì, sì, ci diamo un tocco di bellezza in più. Ce n'è bisogno, però. Anche se sono belle, poi con il capello è un tocco di bellezza in più. È vero che la ragazza col capello al punto giusto, Franco, sono ancora più belle, no? Sì, 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 è normale. Cosa stiamo creando? Un poco di mosso solo alle punte. Un po' di agitato. Agitato. Ti senti agitato? Abbastanza. Il capello agitato va bene. Vinci tu stasera? Forse. Ti piacerebbe? Certo. Quindi ti piace fare la conduttrice televisiva? Ovviamente. Quindi prendere il mio posto? Certo. Perché ride? Perché? Scusa se ti copriamo. Perché stai ridendo? Perché stai? Guarda lì, perché stai? Perché stai ridendo? Non stai ridendo? Fai ridere. Solo chiacchiere e petti natura, solo chiacchiere e petti natura, capito? Chiaro, da grande cosa vuoi fare? Showgirl. Showgirl. Solo chiacchiere e dito, non sei nulla, ok? Non sei assolutamente nulla, sei solo chiacchiere e ciuffo, chiacchiere e ciuffo. Ottava tappa del concorso Weekend Dance. Ragazza Weekend Ragazza Dance. Ragazza Weekend Dance. Il tuo nome, età, da dove vieni? Assia Petrone, 17 anni, vengo da Napoli. Hai filmato la liberatoria? Certo. Autorizzata dai genitori? Sì, mia mamma. Altrimenti le ragazze non possono partecipare. Quindi, a proposito di ragazze, una cresciutella che si chiama Diego Sanchez. Mariarca. Senti le prove del microfono. Meglio, vieni qua. Che è la cosa più bella. Che ragazze. Che chiunque sta guardando il programma si ferma, passiano con noi. Ma quei due che voglio. Ma fa. Ma vai su di lei. Ma vai su di lei, noi parliamo. Esatto. Vai su di lei. Noi parliamo. Fabio, non esageriamo. Non esageriamo. Vabbè, tutte belle sono, no? Tutte più, una più bella dell'altra. Questa sera, caro Piacenti, ti sei superato. Non so se le selezioni le fai tu, ma non toccarmi. Era il tuo? Scusa. No. Mi sveglio la mattina e do uno sguardo in giro. Diceva che era brutto, invece il sole è d'oro. Saluto la giornata e stiro un po' la schiena. Mi devo guadagnare. Cristina Papa da Castelvolturno. Anna Damiano. Lei è molto bassa. Serena Ippolito. Sabina Lorenza Ievala. Imma Contino. Perché partecipare al concorso? Perché noi vogliamo un volto femminile televisivo. Siete in grado di poterlo vincere questo concorso? Speriamo. Ti piace fare televisione? Sì. Spero vada per il meglio la serata comunque. Il meglio la serata? Ovvio. Quindi piacerebbe condurre Weekend Dance? Certamente. Sono qui per quello, giusto? Giusto, anche io per questo. Piace andare al mio. No. Il battito del sole. Sunshine. Ladies and gentlemen, solo per ragazze numero uno, ha ora inizio Ragazze Weekend Dance.
E beh, per tutti gli italiani, tutti i maschietti che guardano Weekend S da Milano a Taormina, su di lei, Fabio, stringi un primissimo piano per Giulia. Io commento, cominciamo dalle scarpe, direi, per il piacere tutto maschile. Eccola qua, è la nostra ospite al concorso Ragazza Weekend S, perché lei l'anno scorso che cosa ha fatto? L'anno scorso vinsi Miss Timone, appunto 2010. Sei di Bologna, ma quando arriva l'estate... Quando arrivo l'estate ritorno nella mia terra, perché io ho i geni napoletani, mamma e papà ci napoletani. Quindi tu un mese all'anno vieni qua? Sì, anche di più se riesco. Ecco, allora, ci fa piacere che sei in giuria questa sera. L'anno scorso Ragazza Timone 2010, questa sera avremo il piacere di vedere chi sarà la tua sostituta. Sì, pronta a cedere la corona. Spinale, è un po' complicato. Siamo qui al timone, Ragazza Weekend Dance, Dino Piacenti, buonasera. Non è vero, sono Diego Sanchez, io non sanno manco come mi chiamo, vabbè, ma non fa nulla. Sentiamo le altre quattro aspiranti Ragazza Weekend Dance, cominciando subito da come ti chiami? Barbara. Barbara, età è da? 29, qua, giovanissima. Francesca, 23. Maria Isabel, 16 anni. Federica, 20 anni. Queste altre bellissime ragazze. Nome? Anna. Età? 15. Sonia, 18. Patti, 17. Ecco, perché partecipare al concorso Ragazza Weekend Dance? Sii sincera, Patti, chiara, amicizia a lui. Perché? Perché è un bellissimo concorso e diciamo mi piace. Oh. Sì, è bellissimo, belli. E te? Ah, perché ci si diverte e poi ci sei tu. E il padrone? Per prendere il tuo posto. Ah, oh, che bello! Ciao. Nome? Nunzia Di Lorenzo. Età? 21. Perché partecipare a un concorso come quello di Ragazza Weekend Dance? Per prendere il tuo posto. Brava! Tuo nome? Emilia. Età? 15. Prendi il mio posto direttamente. Sì. Il tuo nome? Sabrina. Età? 19. Vado via! Sì, direttamente. Perché vincere questo concorso? Per prendere il tuo posto. Ah, finalmente, ditele queste cose. Ragazza Weekend Dance, guardate ancora tante altre ragazze che faremo parlare. Chi mi ha toccato? Domanda a lei. E tra una sfilata e l'altra del concorso
Miss Timone 2011 abbinata alla ragazza Weekend Dance. Siamo al timone ancora con Enzo Raia, benvenuto. Buonasera, grazie, grazie, ma che bella cosa, Dan. Che bella cosa. Una serata fantastica, anche perché la prima tappa a luglio l'abbiamo fatta all'esterno in piscina, la seconda al coperto. Al coperto con tantissime, ancora più ragazze. Ancora più ragazze, ancora più pubblico. Poi, ancora più pubblico, poi Miss Timone abbinata a Weekend Dance è stata una cosa bellissima. Veramente qualità delle ragazze e tanto pubblico. Grazie di cuore, perché è stata una cosa organizzata per bene, insomma. Quindi ringraziamo anche a Raffaele, Dio m'aiuta, che ci sta guardando in questo momento. Ma il timone non si ferma qui, perché c'è un gran finale di stagione. C'è un gran finale con brasiliani, allisteremo tutto in tema brasiliano, quindi musicisti, capoeira, capirosca, ballerine, tante cose. Il colore e l'atmosfera giusto del Brasile qui a Bea Verde il 27 di agosto. 27 di agosto con i fuochi d'artificio in acqua, perché qua è tradizione del timone avere i fuochi in acqua. C'è una coreografia di fuochi d'artificio, appunto, dedicata solo al timone. Se ve lo diciamo noi che li abbiamo visti. In esclusiva per il timone, gente viene da ovunque per vederli, quindi. Quindi il 27, vedo un appuntamento, non perdere, segnatelo in agenda. 27 agosto, gran finale, Brazilian Party al timone per salutare l'estate, con fuochi pirotecnici a mare. A mare, rigorosamente a mare. Quindi. Io voglio ringraziare te per averci dato una grande mano quest'estate, Raffaele Di Maiuto, e tutte le persone del timone, perché siete bravi, avete un'equipe di animatori straordinari, un mini club, una ristorazione, bungalow, piscine per grandi, per piccoli, spiaggia. Tutto, che c'è da dire più? Mancavamo solo noi di Weekend Dance e siamo arrivati. Mancava solo Weekend Dance e finalmente è arrivato. Lui è Enzo Raia e ne sentirete ancora parlare di lui. Speriamo bene, però, non male, speriamo che sentirete parlare bene. Viva il timone e viva Weekend Dance. Viva l'estate, viva noi, dai. Lavoravano tutti e tre e lui era quello più impegnato, adesso è bello tirato a lucido. Mimmo, devo farti una domanda, scusa. Come erano le ragazze questa sera che hai preparato? Meravigliose. 24 ragazze meravigliose e tu che fai parte dell'associazione acconciatori? Parrucchieri, Casa Giove. Caserta. Ti diverte questo lavoro? Assolutissimamente. E poi basta il vostro tocco per rendere ancora più bello. Beh, quello è senza dubbio. E allora? Fatevi pettinare anche voi, perché sono veramente bravi, e poi voi chiaramente seguirete tutto il tour semifinale e finale di Ragazza Weekend Dance. Esatto, e siamo quasi alla fine, però ci manca ancora tanto lavoro ancora da fare. Ci pensate voi al lavoro. Miss Timone 2011, pertanto di diritto a finale Ragazza Weekend Dance, la numero 19, Federica Buonincontro.